C'erano anche 9 biancavillesi questa mattina all'udienza generale di Papa Francesco tenutasi nell'aula Paolo VI in Vaticano. Si tratta di Don Ambrogio Monforte, parroco della Chiesa Sacratissimo Cuore di Gesù, e di Giuseppe Salvà con la moglie Mariella Maglia e i figli con i rispettivi fidanzati. I coniugi hanno partecipato all'udienza del Pontefice in occasione del loro 25° anniversario di matrimonio. Al termine della benedizione, Papa Francesco, come sempre avviene, si è intrattenuto con i presenti incontrando e parlando anche con la delegazione biancavillese. Giuseppe Salvà, imprenditore molto conosciuto a Biancavilla, ma non solo, ex assessore comunale, consigliere comunale e padre dell'attuale consigliera comunale, nonché presidente dell'Assise Civica Martina, presente anch'ella all'udienza, dialogando con il pontefice, si è visibilmente commosso. Ma un'emozione grandissima, perché lo desideravo da quando è stato eletto questo Papa. È un'emozione che è indescrivibile, voglio dire, mi sono molto emozionato. È una persona molto alla mano, ci ha benedetto le fedi, molto unica, una persona ci ha benedetto le nostre fedi del 25° anno di matrimonio, ed era questo qua, eravamo con mia moglie. Grazie anche a padre Ambrogio che ci ha dato questo piacere di incontrare il Santo Padre, ma una bella esperienza. Cosa vi ha detto? Ma dici, da quanti anni siete assieme? 25 anni. Già, 25 anni di galera siete partiti assieme. Una battuta scherzosa. Quindi, come molto spiritoso, simpatico. Molto spiritoso, sì, una persona veramente alla mano. E quello che si vede in TV, effettivamente una persona così. Quindi cosa porterete a casa? Un bel ricordo sicuramente. Sì, ci hanno dato anche un piccolo regalino da parte sua. Sì, un bel ricordo, è una bella esperienza, vedete, che auguro che tutti quanti possano vivere questa esperienza. Grazie sempre a Don Ambrogio che ci ha fatto fare questo incontro. Ad accompagnare la famiglia Salvà, come detto, Don Ambrogio Monforte. Dovevi vedere l'immagine del Papa quando stringeva tra le mani il cuscino delle fedi dei coniugi Salvà. Un'esperienza bellissima, se ascoltare il Papa, la testimonianza di voce dei due coniugi, che poi con la battuta di scherzo lui, va bene, sa vincere anche tutte le emozioni, ma ha tenuto tra le mani il cuscino, ha benedetto le fedi. Nel frattempo Mariella ha chiesto una preghiera per tutte le famiglie e per tutte le mamme, anche per mia mamma, la mamma di padre Ambrogio, ha detto, e il Papa ha detto volentieri benedico tutte. E poi è chiaro che anch'io ho detto benedica la mia parrocchia, la nostra comunità. Veramente un bel momento di fede. Non sono stati attimi fuggenti, dal video si può vedere. Siamo salutati proprio dei minuti piacevoli vissuti con fede.